Io sono la dottora Laura Bottani, sono italiana, nasi a Verbania, nel nord d'Italia, a livello del Lago Maggiore, alla Spendices de los Alpes, e lì ho passato quasi la metà della mia vita, accompagnata con la mia famiglia e con lo seres querido della mia vita. Para no olvidar mi origine, para non interrompere l'ilo, la continuità di quello che fu la terra che mi dio vita, che mi dio la maggioria delle esperienze che posso vivere. Cada vez che vengo alla consulta e apro mi computadora, tengo grabato il ricordo de los sitios donde yo he nacido, donde esquiavo quando ero niña, quando mi divertivo con los amigos, con mi padres, y che de una manera o della otra, cada día me reconnette por lo meno algunos segundos al Mister Italiana, al mio sito nativo. Bueno, io ho passato molto tempo in mi tierra, nel senso che io ero una pendolare, ossia, todos los días me movía y de vuelta para la afición a mi tierra mentre studiavo la carriera di medicina. Por supuesto, a un certo punto del cammino, empieza la fase 2, en la quale uno necessita una scuola di specialità, e ahí empecé a vivir afuera, all'esteriore, y haciendo muchas experiencias. He trabajado en Suiza, he trabajado en Londres, y al fin de un cammino, o l'empiezo de otro cammino, depende de cómo lo queremos ver, he llegado al Ecuador. Bueno, la tecnología nos ayuda bastante, nel senso che in passato había Skype, ora hay Telegram, hay Signal, hay videollamada, por lo tanto il contatto visuale, auditivo, che è lo che nos hace mantenere la continuità, grazie alla tecnologia, nos permette mantenere questa origine. E por supuesto, come creo la maggioria de los italianos, intentando di mantenere un'eschinita d'Italia in cada paese donde vamos, desde il traerse la moca, il caffè, alcuni tipi di alimento, il vino, alcuni vizi, alcuni costumbres, che sono tipico, credo, non solo de los italianos, sino di qualche persona che cambia e che busca mantenere un poco su origine, con alcuni sabores, con alcune idee, con alcune immagini. Questo è un poco lo che ha passato. La decisione d'Ecuador nació de una manera un poco ocasionale. Io già había conocido Ecuador en los años anteriores a mi llegada acá, por otros temas. Vine nel 2002 e nel 2004. Después l'Ecuador se quedó como así, en el aire, hasta que a un cierto punto, donde yo trabajaba en Suiza, el jefe de servicio, que era listo alla jubilación, había pensado de empezar a pianificare un progetto di sviluppo per paesi in difficoltà. E se considerò il Sud America, e entro il Sud America, l'Ecuador si tomò come esempio perché era un paese chiquito, era come la Suiza del Sud America, e era probabilmente più sencillo sviluppare un progetto con meno gente, in una superficie più chiquita, e per lo tanto, della maniera casuale, empezò il progetto. Ahí se sumò l'hecho che al final nos contrataron con un programma ministeriale dell'Ecuador che si chiama Saludable, si chiamava Saludable Vuelvo para ti. Por lo tanto, io, il professor Renel, e después un altro italiano e altra gente, venimos por medio di questo progetto nell'Ecuador con la finalità di apportare una miglioria in lo che è il tema della neurocirurgia. E come lo logramos? Lo logramos perché, por supuesto, con l'aiuto di gente ecuatoriana come il dottor Julio Enríquez e altri professionali, abbiamo il primo posgrado con la Università San Francisco, e già come passa il tempo, in ottobre graduano, dopo 5 anni, i primi nuovi neurocirurgianos dell'Ecuador. Nos encargaron del Hospital Eugenio Espejo, de algunos temas correlados a la neurocirugía, para intentar fortalecer esta especialidad en este país. Esto es un poco el tema de la llegada y del desarrollo neuroquirúrgico en este país. Extraños algunas cosas de Italia que en Ecuador a veces es un poquito más complicado encontrar, como la parte culturale, la parte della musica, dell'opera, della mostra, también la libertà di circolare nelle città di una maniera più tranquilla. A volte sì, questo sì, lo è strano, sì. L'Italia è spettacolare tutta.
O sea, por supuesto, nosotros italianos, no todos, pero la mayoría creemos que somos bastante vagabundos, bastante viajeros, por lo tanto, no perdemos la ocasión cada fin de semana, si podemos, de pasar un día en algunas tierras, la playa, la montaña, en ciudades de arte, para desarrollar intereses. Entonces, si usted me dice cuál parte de Italia prefiero, no, toda. Toda l'Italia è linda e non perché sono patriota, ma perché è così, perché cada esquina dell'Italia tiene meraviglia che possiamo sfruttare bajo il perfil culturale, il perfil sociale, il perfil umano, il perfil culinario, tutto, tutto, tutto. Questo sì. Entonces, no, non mi pregunti che prefiero perché mi gusta tutta l'Italia. Veraz, è cambiato moltissimo. Tengo alcuni amici, o mi misma hermana, che a volte mi dice: Laura, ma come hablas? Ya te perdiste, studiaste. Io hice il liceo classico, che sono gli studi umanistici, per lo tanto, il tope di quello che è la lingua italiana, in tutta su variante, in tutta su colorazione, in tutta su maraviglia. Y algunos compañeros me dicen, Laura, pero esta palabra no se usa en italiano, es la italianización de un término que es español. Entonces, reubícate, mete punto a esto. Entonces, me se va, no es una cosa que controlo. Y a veces, de verdad, tengo que pensar un ratito a la palabra en italiano porque no me acuerdo bien si es correcta o no, o si es una mezcla entre il castigliano, l'espagnolo e l'italiano, e se la mudanza che uso è corretta o no. Questo sì. Io tengo muchísimos colegas che sanno che, por supuesto, sono italiana e che hanno un intento mal hecho di hablarmi in italiano. O sea, questo è un po' la dimostrazione che non è così, che l'italiano è una lingua muerta. Tengo muchos amigos che hicieron curso de italiano, che si iscrivieron a escuela como la Dante Alighieri, aquí en Quito, y que se quedaron fascinados del idioma italiano y que de una manera un poco bruta a veces intentan un colloquio para poder costruire un discorso che luego sale un poco non perfetto, però non creo in questo sentido che l'idioma italiano sia muerto, justo por l'esempio di mucha gente che si acerca e che por último me saluda, me pregunta, ciao, come stai? ¿Cómo va? Entonces, creo que de una manera o della otra se puede intentar mantenerlo un poco vivo. Sí. Que los italianos son simpáticos, son guapos, son maravillosos, que se come bien, que somos muy acogedor, porque nos gusta estar con la gente, somos mucho de amistades y de verdad cada esquina tiene espectáculos por la parte naturalística, por la parte ciudadana, por todas las necesidades. Por supuesto, l'Italia è un paese un poco más completo que non l'Ecuador, bajo muchos perfiles. Y yo he tenido muchísimos amigos que se fueron a Italia, que le he invitado a mi casa, que le he dado la llave, vayan, hagan, disfruten, porque tenemos que compartir lo bueno que tenemos con las amistades que a veces son un poco más estrictas o a veces son un poco más, no entienden bueno esta idea del compartir, del ser abierto, ma que es parte de la cultura italiana. Eso sí. No tiene italiano que no le ayude en la calle o que no le contesta o que no se interesa a esto. Sí, eso sí. Italia, en una palabra, Italia es amor, familia, amistad, genialidad. Los italianos son geniales. La historia lo ha demostrado y ojalá seguimos siéndolo allá como en el resto del mundo.